Beh, siamo stati allertati ieri sera per questa, direttamente dall'ospedale, di questa persona giunta lì ferito da colpi di arma da fuoco e che è andato direttamente in sala operatoria ed in questo momento si trova, diciamo, in prognosi riservata per un colpo che lo ha attinto all'addome. Ci siamo immediatamente allertati, conoscevamo la vittima per alcuni precedenti penali e insieme ai colleghi del commissariato San Lorenzo abbiamo iniziato una rapida attività investigativa che dopo un po' ci ha fatto concentrare le attenzioni sulla stessa via dove abitava la vittima, in via Costante Girardengo. Lì abbiamo appurato che per un atteggiamento un po' provocatorio che aveva tenuto nei confronti di una signora anziana, c'era stata una reazione del marito e ne era scaturita una piccola lite. E subito dopo il marito è tornato sul posto, che poi sarebbe l'odierno fermato, questo signor Giampino Gaetano, e con una pistola e ha sparato almeno due colpi, di cui uno lo ha colpito in un punto, insomma, per il quale, diciamo, la vittima in questo momento è viva per miracolo. Colui che ha sparato ha precedenti penali e soprattutto questa pistola, state facendo delle analisi ovviamente. No, sulla pistola abbiamo fatto per ora l'analisi sui bossoli che abbiamo trovato, che sono due calibro 9, sui quali stiamo facendo chiaramente tutti gli accertamenti di conseguenziali. L'arma non è stata consegnata, non l'abbiamo ancora recuperata. È lui, colui che ha sparato, che personaggio è? Ha precedenti penali? Sì, aveva precedenti penali vecchissimi ed era stato coinvolto da ultimo in una intestazione fittizia di beni e di soggetti gravitanti in ambiti mafiosi. Avete ottenuto collaborazione da qualcuno? C'è qualcuno nel quartiere, nella strada, vi ha dato qualche indicazione? È stata un'indagine pura. Ma è stata un'indagine rapida e veloce, abbiamo concentrato le nostre attenzioni su un posto, poi lì abbiamo trovato anche delle tracce di sangue e poi successivamente devo dire che è stata molto utile anche la collaborazione degli investigatori del commissariato San Lorenzo, oltre che dei ragazzi della mobile che rispondono sempre presente, ad indirizzarci poi direttamente sugli autori. Dapprima la signora ci ha raccontato che cosa era successo, il marito non l'abbiamo trovato subito perché si era allontanato, quando abbiamo trovato anche il marito dopo un po' ha confessato. L'avete trovato e che cosa vi ha detto? Dove l'avete trovato e cosa vi ha detto al momento No, del... l'abbiamo trovato un po' che vagava, perché dapprima si è allontanato e poi forse non aveva avuto un ripensamento, forse voleva vedere un po' come stava la moglie, si era riavvicinato verso casa, ha trovato i poliziotti che lo hanno subito preso. Tenete presente, raccogliamo testimonianze vaghe, comunque gli avrebbe detto su una mancata precedenza, lui sostava in quel momento davanti, la vittima sostava davanti a un supermercato che sta lì in zona. E non gli avrebbe dato la precedenza alla signora gli aveva detto di farla passare e lui l'avrebbe un po' insultato.